Naruto, stai tranquillo. Va tutto bene. Sono qui per te. Bagliore arancione. Naruto, caro. Dimmi chi sei, parla. E poi che cosa ci fai tu in questo posto? E aspetta un attimo, come fai a sapere come mi chiamo, eh? Sì, è vero. Hai ragione, non mi conosci, però... Vedi, non posso credere che tu non riesca proprio a immaginare chi sono io. Eh? No, non è possibile. Allora ci sei arrivato, eh? Ma certo, ho capito! Sei la volpe sotto mentite spoglie! Senti, senti che risata malvagia, l'ho capito subito. Se davvero pensavi di imbrogliarmi prendendo le sembianze di una donna, ti sbagli... No, non hai capito, come butta! Aia, che dolore! Eh? Come butta, hai detto? Mi è partito il colpo d'istinto, scusami. Sono piuttosto impulsiva, parlo troppo e a volte uso strane espressioni. Io ci provo sempre a controllarmi, ma quando mi emoziono non ce la faccio. E tu invece che cosa mi racconti? Spero proprio che tu non abbia preso il mio modo di parlare alquanto bizzarro. Ma allora... Possibile che Minato non ti abbia raccontato niente di me? È sempre il solito. Sì, tesoro. Sono proprio quella che pensi. Sì, sei proprio tu. Ho sempre sognato di incontrarti, mamma. Visto che hai capito, bambino mio, lascia che ti abbracci forte, Naruto. La volpe si è fermata. Senti un po', Yamato, hai fatto qualcosa tu? No, e non capisco, si è bloccata di colpo, da sola. Che sta succedendo? Che cosa meravigliosa! Che bello, ho un sacco di domande da farti, mamma. Tu puoi chiedermi quello che vuoi. Ma prima è il caso di mettere a cuccia la volpe, che ne dici? Che cos'è questo chakra? Sei tu, Kushina? Adesso ti spiego. Vedi, Minato aveva inserito un po' del mio chakra all'interno della tecnica del sigillo, così se tu avessi cercato di dominare la volpe a nove code, avrei potuto esserti d'aiuto.